Ed ora apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie C. Tra poco inizierà la conferenza stampa del tecnico biancazzurro Alberto Colombo in vista di Latina Pescara che si disputerà domenica alle 17:30. Per sapere qualcosa in più, noi andiamo direttamente a collegarci con il nostro Enrico Giancarli dall'Ecotel di Città Sant'Angelo. Enrico, buongiorno a te. Già ti vediamo pronto. Allora, cosa puoi dirci in attesa, delle parole che tra poco, sentirai e ci riporterai poi nel TG della sera, ovviamente, del tecnico Colombo. Ciao Anna, buon pomeriggio. Naturalmente un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta alla TG8. Come vedete siamo proprio all'esterno dell'EKK Hotel. Tra mezz'ora esatta anticiperà la conferenza stampa il tecnico Colombo. Il match contro il Latina è domenica alle 17:30 in trasferta, ma la conferenza stampa si terrà tra mezz'ora. È terminata da poco la seduta a porte chiuse allo stadio Ughetto di Febo di Silvi. Dovremmo capire dal tecnico Colombo come sta Gianmarco Ingrosso, che si è fermato dopo l'allenamento di mercoledì per un problema alla caviglia. Ieri non si è allenato, in preallarme Brosco, che sembrerebbe favorito su Boben nel cuore della difesa. Per il resto, la novità potrebbe essere quella di Jabouai in mezzo al campo al posto di Germinario, da valutare chi giocherà tra Aristidi Colai e Marco Delle Monache nel reparto offensivo. Scalpita Ludomir Tupta, uno degli ultimi arrivati dal Verona, ha già giocato un quarto d'ora, uno spezzone di partita nel match contro l'Avellino, vinto per 1-0. Tupta, che abbiamo ascoltato. In campo chiamato da Colombo nel test contro l'Avellino, già buone sensazioni, soprattutto 3 punti importanti. No, certo, è importantissimo per noi iniziare bene con una squadra come l'Avellino. Subito vincere, iniziare così bene il campionato, fa piacere a tutti. Adesso dobbiamo continuare così e prendere più punti possibili. Ci racconti un po' quanto è stato difficile per il Pescara portarti qui? Questo forse è domanda per procuratore, però io ho preso questa opportunità perché ho giocato qua con Verona. Allora lo sapevo che è una bella piazza, una piazza calda, e questo che mi ha dato stimolo di venire. Ti chiedo un'ultima cosa, le tue caratteristiche precise nel tridente offensivo. Puoi giocare ovunque, ma se potessi scegliere tu il tuo ruolo preferito? Preferisco giocare come prima punta, però ultimi anni ho giocato anche come da esterno, ma sono venuto qua per giocare come prima punta e per fare tanti gol come facevo in primavera in Italia. E queste dunque le parole dell'attaccante biancazzurro. Non so se Enrico è ancora in collegamento con noi, altrimenti Sì, ovviamente. sono qui, Eccoti. Anna, Sì, proprio Enrico, non ti per vedevo, dirti ti sento. che sì, per dirti che Tupta scalpita, Tupta che è forse quello più pronto dei nuovi arrivati. Palmiro invece partirà sicuramente dalla panchina, al pari di Vergani, dicevamo di Brosco in preallarme per il problema avuto alla caviglia da Gianmarco Ingrosso. Proviamolo ad abbozzare un possibile 11-4-3-2-1, il sistema di gioco. Tra i pali confermatissimo Plizzari dopo l'ottimo esordio contro l'Avellino. Cancellotti e Milani, esterni bassi, sono certi di una maglia al pari di Pellacani nel cuore della difesa. Brosco favorito come centrale difensivo. Ricordiamo ancora una volta, dobbiamo valutare le condizioni di Gianmarco Ingrosso nel cuore del centrocampo. Kraja vertice con Jabouai, probabile titolare al posto di Germinario insieme con Mora. Davanti dovrebbe essere confermato il tridente con Delle Monache, Lescano e Cuppone. Scalpita Colai, scalpita anche Tupta, che abbiamo ascoltato poco fa. Tra meno di mezz'ora, qui alle mie spalle, all'EKK Hotel, la conferenza stampa del tecnico biancazzurro Colombo, questa sera nel TG8 delle 19:30. Tutti gli ulteriori aggiornamenti che troverete naturalmente anche in tempo reale sul sito www.rete8.it e sulla nostra pagina ufficiale Rete 8. A te, Anna, un saluto.